Il ritorno di alcune patologie tradizionali come asma, bronchiectasie e fibrosi polmonari, oggi però diagnosticate sempre più precocemente, ma anche l'aumento del numero di casi di tumore polmonare contestuale all'abbassamento dell'età nella quale vengono scoperti. E questo è il quadro sanitario che emerge a distanza di diversi mesi dalla fine della pandemia di Covid. Se da una parte si può parlare di un ritorno alla normalità, dall'altra i dati legati alle neoplasie stanno facendo risuonare un campanello d'allarme, le cui cause possono essere diverse. L'incidenza di patologia tumorale sta aumentando, forse perché in epoca Covid c'è stato un ritardo di diagnosi legato al blocco della possibilità appunto di fare diagnosi. In aumento anche negli ultimi tempi i casi di cosiddetto long Covid o post Covid. Patologie come stanchezza, dolori articolari e muscolari, disturbi gastrointestinali continuano ad interessare una fetta di popolazione che in forme più o meno gravi ha contratto il virus e continua a pagarne le conseguenze. Stiamo assistendo a una riduzione di quelli che sono i sintomi legati all'apparato respiratorio. Assistiamo a quadri di long Covid in cui prevalgono soprattutto sintomi a carico di altri sistemi apparati, ad esempio l'apparato motorio. Il Covid comunque ha segnato uno spartiacque nella gestione del paziente e delle sue patologie, migliorando l'approccio multidisciplinare. Il Covid ci ha insegnato a collaborare sempre più, non che prima non venisse fatto, però il Covid ha fatto sì che più specialisti facessero fronte comune verso il nemico, tra virgolette, e questa è la lezione che il Covid ci ha lasciato. Questo e altri argomenti, come l'uso degli anticorpi monoclonali o le nuove tecnologie per la diagnostica, saranno al centro di un convegno internazionale che ASL4 organizza i prossimi 9 e 10 maggio a Sestri Levante. Avremo degli specialisti da oltreoceano che verranno a parlarci di quelle che sono un po' le innovazioni e quello che emerge dalle patologie croniche che sono sempre più frequenti, vista anche l'aumento dell'età media, in particolar modo nella nostra ASL.